E allora, amiche e amici di YouTube, bentrovati! E allora, eccomi qua, ancora una volta a parlarvi di calcio, a parlare di grandi eventi. E quale grande evento? Juventus-Roma! E allora, questa la prendiamo un po' come l'anteprima della grandissima partita che si giocherà domani, domenica, alle ore 18 a Torino. Un po' di cose su Juve-Roma. Io lo faccio un po' da opinionista e da conduttore televisivo, ma un po' e soprattutto anche da tifoso. Beh, diciamo la verità, Juve-Roma è una di quelle partite che ti toglie il sonno, è una di quelle partite che magari tu aspetti in modo particolare da anni, da tanti anni. Io da 35 anni, dai tempi di quel Juve-Roma, vi ricordate il famoso gol di Turone, quello annullato? Vabbè, acqua passata sicuramente, ma Juve-Roma è sempre una partita che ha quel grande fascino, quella grande attesa e soprattutto non è mai una partita banale, non è mai una partita come tutte le altre. Allora, un po' di cose dicevo prima. Juve-Roma chiaramente stanno facendo un campionato a sé. C'è il campionato di queste due squadre e poi c'è un altro campionato, quello che potrebbe riguardare Fiorentina, Napoli, Inter, Milan, Lazio, Udinese, non lo so, chi vivrà vedrà. Ma oggi mi interessa parlare di questa anteprima di Juventus-Roma. Allora, qualcuno dice che la Juventus, avendo perso a Madrid con l'Atletico, potrebbe arrivare al confronto con la Roma un po' depressa, un po' delusa, con le batterie scariche. No, no, dimentichiamolo, scordiamocelo. La Juventus, secondo me, arriverà bene a questo confronto, e anche perché in genere la Juventus fa presto a guarire le ferite. È chiaro che quella di Madrid per la Juve è una ferita, perché sicuramente qui c'è un qualcosa che non va. C'è la Juventus che domina in Italia, la Juventus fortissima nel calcio italiano, però ha come una sindrome europea, cioè non riesce a fare questo salto di qualità quando va in Europa. Però ripeto, la Juventus che vedremo domani sarà sicuramente una Juventus che darà battaglia, una Juventus a mille, io ritengo. Non ci illudiamo di trovare una Juve scarica, quindi ci vorrà una grandissima Roma, ma la Roma è grandissima, la Roma è cresciuta come mentalità, come personalità, come squadra, come società, ma già rispetto a un anno fa. Ci vorrà la Roma di Manchester, ecco, a questo volevo arrivare. La Roma che gioca un calcio europeo, la Roma che ha una mentalità europea, quindi quella Roma che ha dato lezioni di calcio in Inghilterra. In questo momento volevo dirvi che i giornali inglesi parlano di Francesco Totti e ne parlano in modo straordinario, in modo come è giusto che sia, in modo formidabile, riconoscendo le qualità calcistiche del grande capitano. Quindi è un po' tutta l'Inghilterra, tra virgolette, ai piedi di Francesco Totti in questo momento. Allora, se la Roma, ma queste sono tutte ipotesi, perché poi nel calcio non ci dimentichiamo che ci sono le variabili impazzite, se la Roma gioca senza paura, se la Roma gioca con la mentalità di Manchester, se la Roma prova a imporre il proprio gioco, insomma, se la Roma è quella, e ritengo che sarà quella, potrà mettere in difficoltà la Juventus. Attenzione, perché la Juventus ha una difesa molto, molto, molto compatta, ha una difesa che non ha mai preso gol, mai, nel campionato italiano. Anche noi non è che siamo andati malissimo, per carità, la Roma in campionato ha beccato soltanto un gol, però sono sempre quelli che giocano e sono quei due, Manolas e Yanga Wibingwa, no, Dio mio, Manolas e Yanga, lo chiamo così, perché ogni tanto anche in televisione mi sbaglio con questa pronuncia. Allora, Manolas e Yanga veramente stanno facendo gli straordinari, stanno dimostrando di essere una coppia di centrali difensivi veramente ben assortita. Quindi sarà una partita a scacchi, sarà una partita spettacolare. Che partita sarà?
Juventus-Roma. Per me sicuramente, sicuramente sarà una partita molto, molto, molto avvincente. Ecco, questo sicuramente. Cioè la Roma psicologicamente a questo incontro è chiaro che ci arriva benissimo. La Roma ci arriva col morale a mille, però non ci dimentichiamo che giocare contro la Juventus non è mai facile. La Juventus, come si dice calcisticamente, no? Non muore mai, è sempre lì. Quindi ripeto, io sono fiducioso che la Roma giocherà da grande squadra. Confido nelle giocate di Totti, confido in una genialità di Cervinio, confido anche in Florenzi. Io partirei con Florenzi e poi magari farei entrare dopo i Turbe. Comunque prevedo, ripeto, una partita molto 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 combattuta. Ne riparleremo chiaramente, già siamo sotto schiaffo, come si dice. Io ho scritto qualche cosa, ho scritto qualche mia considerazione. Credo di avervi detto tutto, ecco, perché ci tenevo a dire quello che ho nel cuore, quello che ho nella mia testa in questo momento. Quindi vi ho detto un po' tutto. È una partita che sarà complicata, dura, ma non solo per la Roma, anche per la Juventus, perché la Roma può mettere in difficoltà questa Juventus. Però ripeto, queste sono tutte ipotesi che noi facciamo. Poi non ci dimentichiamo che appunto ci sono le cosiddette variabili impazzite. Speriamo che non ci siano decisioni arbitrali che vadano a danno della Roma, ma sportivamente devo dire anche a danno della Juve. Cioè io voglio una direzione arbitrale, un arbitraggio equo, un arbitraggio senza due pesi e due misure, un arbitraggio obiettivo, un vero arbitraggio. Io da Rocchi, che è l'arbitro di questo incontro, mi aspetto una buona direzione arbitrale. E comunque, come finirà Juventus-Roma? Vi dico la verità, è chiaro, io voglio vincere, spero con tutto il cuore che la Roma vinca, però se finisce in pareggio non è male, non è male in questo momento per la Roma. E allora, buono Juventus-Roma a tutti voi, godetevela, noi la racconteremo in televisione domani pomeriggio e ovviamente c'è un po' di emozione, c'è tante emozioni in questo momento, tanta attesa, e ovviamente ci rivediamo presto su YouTube. Grazie, forza, dai, dai.